Questo primo brano è un brano che siamo molto orgogliosi di eseguire perché l'autore è un ex allievo della nostra classe di flauto, Claudio Valerio Manca. Claudio ha iniziato qui l'esperienza dello studio dello strumento del flauto traverso 5 anni fa. Ha finito la terza media, ha preparato poi l'esame di ammissione al conservatorio, è stato preso perché è bravo e da 2 anni frequenta il conservatorio come flautista. Ma ha sempre avuto la passione per la composizione, tanto che quando era in prima, ci piace ricordarlo, lui aveva inventato, insieme al papà Massimo, che è un bravissimo chitarrista, avevano eseguito e composto questo piccolo brano che si intitola proprio Il mio primo pezzo, che è fatto solo con le note Sol, La e Si, che sono le prime note che noi abbiamo imparato sullo strumento. Beh, quel pezzo di Claudio è diventato uno dei primi compiti che io assegno agli allievi di flauto traverso quando si comincia a tenere in mano lo strumento. Ed è bellissimo per me presentarvi l'esecuzione di questo trio che noi eseguiamo come trio, ma in realtà è scritto come quintetto. Ci sono altre 2 parti di flauto che si possono inserire, ma noi abbiamo fatto l'esecuzione più pulita, cioè con i 2 flautisti principali e il violoncello. Al violoncello abbiamo l'aiuto splendido di Sara, che abbiamo con noi e abbiamo invitata dalla classe di violoncello, ci aiuterà non solo in questo brano, ma anche in un altro. Le allieve al flauto sono 2 Alessie, Alessia Corigliano e Alessia Toribio, si sono veramente impegnate per eseguire questo brano che è bellissimo ma anche molto complesso. Buon ascolto.
prossimo brano è un brano che arriva dal repertorio classico. Si intitola Musette ed è scritta da Bach. Come non eseguire brani che arrivano da questi autori meravigliosi? Uno di questi è Johann Sebastian Bach. Questa musetta è una trascrizione per gruppo di flauti, in realtà è una composizione che normalmente all'epoca di Bach veniva eseguita al clavicembalo e è una composizione a carattere pastorale, quindi sentirete leggera e frizzante, sa anche un po' di campi, di natura, di primavera. Noi, questa composizione che originariamente è scritta proprio in due voci, l'abbiamo trascritta per due gruppi di flautisti. Poterlo suonare con anche voi in presenza, come lo sono io qui
insieme ai ragazzi, ma io sono sicura che anche se voi siete dall'altra parte, mentre ci ascoltate percepirete tutta l'emozione che c'è in questa esecuzione. È il brano musicale conclusivo, ma che conclude non solo questo saggio, ma questi tre magnifici anni che abbiamo trascorso insieme. Mi emoziono. Devo dire, è stato sicuramente un corso questo, con questi ragazzi, travagliato, perché noi ci siamo visti in prima, in presenza, voi avete potuto assaporare un bellissimo saggio finale, vi abbiamo fatto venire la voglia di riascoltarci di nuovo in seconda e in terza, e invece poi questa pandemia ci ha un po' messi KO. Però la cosa bella è che, nonostante tutto questo, loro sono in grado di suonare così. E tutto quello che voi avete ascoltato oggi è frutto del lavoro che abbiamo svolto anche online, anzi soprattutto online. Grazie a Dio poi ci siamo potuti rivedere, abbiamo potuto ricominciare a suonare assieme, e con questo ultimo brano vi vogliamo salutare. Credo proprio che questo brano diventerà un po' il simbolo musicale dentro di noi di questa bellissima esperienza vissuta insieme. Io devo ringraziare profondamente questi allievi per tutto il lavoro svolto, la fiducia che mi hanno dato, la pazienza che hanno anche avuto con me, è stata reciproca, perché anch'io con loro li ho accompagnati, sostenendoli il più possibile e cercando di comunicare ciò che mi interessa di più, e cioè la passione e l'emozione che la musica ti può dare nella vita in generale. Quindi io ringrazio di cuore, inquadriamoli, Matilde, Alessia, Maria, Alessia e Jacopo, i miei meravigliosi flautisti, ma ovviamente non manco di ringraziare Sara per il lavoro e la passione con cui comunque ha partecipato a queste prove per aiutarci a rendere questi brani migliori. Buon ascolto, e spero davvero che l'emozione che gira qua vi arrivi mentre siete seduti sul vostro divano.